Dicevamo, in una masseria confiscata alla famiglia del boss Francesco Schiavone sorge da oggi una fattoria didattica. All'inaugurazione c'era anche il presidente dell'autorità anticorruzione, Cantone. Il servizio è di Diego Dionoro. Già ci sono campi coltivati a grano, canapa e topinambur. Presto nascerà un piccolo allevamento per la produzione di dolci con latte di bufala. Così una masseria e terreni fertili sui quali aveva messo le mani la camorra tornano a creare ricchezza per il territorio. La fattoria didattica integra a Santa Maria la Fossa, bene confiscato a due cugini di Francesco Sandokan Schiavone, è stata riqualificata con risorse della Fondazione Con il Sud e grazie al lavoro dell'Associazione Terra Verde adesso si candida a diventare un punto di riferimento per un'imprenditoria agricola nel segno della legalità. La Camorra Casalese è sempre stata una camorra imprenditrice, aveva capito che su questi terreni si poteva investire per il futuro, non aveva fatto per fortuna i conti con lo Stato. Questo luogo rappresentava il vero simbolo del potere criminale del clan dei Casalesi a San Mario la Fossa, quindi essere riusciti a rivenire su questi terreni è un risultato che veramente ci riempie di orgoglio. Con questo esempio noi lo stiamo facendo a Santa Maria la Fossa, che ha una tradizione nell'agricoltura molto forte. Questo è uno dei terreni più fertili d'Italia e quindi come tale deve essere sempre più valorizzato. Non solo simbolo della lotta alla mafia ma anche esempio di filiera corta, da questa fattoria si potrebbe cominciare a migliorare la relazione tra produttore e consumatore. Può essere un'idea quella di portare qui le persone a prendere direttamente i prodotti locali, facendo sì che la filiera si rafforzi, i produttori siano in grado di tenere un loro potere d'acquisto e i consumatori essere soddisfatti di un contatto diretto.